ragazzi e benvenuti in questo 12esimo episodio della Elimination Nuzlocke a Pokémon Rosso Fuoco. Signori miei, nello scorso episodio abbiamo sconfitto il capo palestra Koga, abbiamo sconfitto il Team Rocket alla Silphspa, ma soprattutto abbiamo visto la sua potenza, la potenza del grandissimo merda che ho portato tra l'altro al livello 42, ho alzato qualche livello della squadra. Vi ricordo prima di iniziare, oltre che a lasciare un bel mi piace e un commento rispondendo alla domanda del giorno, che quest'oggi è tempo di votazioni e quindi in descrizione troverete, oltre a tutti i social dai quali dovrete passare, anche, mi raccomando, lo straw poll nel quale votare. Come al solito vi raccomando di guardare tutto il video prima delle votazioni, perché se dovesse morire un Pokémon vi ricevereste uno spoiler. Detto ciò, direi che possiamo subito iniziare. Cosa andremo a fare oggi? Andremo a sconfiggere il Doyo Lotta per allenarci in vista della palestra. Qua ho fatto un giro che non esiste. Entriamo subito nel Doyo Lotta e tra l'altro suppongo che il Pokémon che ci verrà dato al Doyo sarà randomizzato e quindi, ragazzi, sarà un'altra cattura da aggiungere al box. Allora, Venomoth, perfetto. Koga, pensavo di averlo sfidato l'episodio scorso, ma va bene lo stesso. Mega assorbimento. Signori miei, il taglio di Cosmo, ho notato anche durante l'allenamento, avendo sconfitto un paio di allenatori col cerca sfide, che è una cosa allucinante il taglio di Cosmo, è davvero fortissimo per essere un taglio e non è neanche stab se ci pensate. Tanta roba, siccità, cazzo, non posso usare idropompa, però ho volo, calcio salto, si sbilancia e schianta, cioè meglio di così come... Ok, perfetto, però non è morto. No, aia, l'ho vista malissimo, taglio a casa Ariama. Cioè che ti ama perché, cioè, Ari ama, cioè ama l'Arianna, non so se mi sono spiegato, muori ti prego. Ok, Shuppet è andato, Remoraid, esperto in attentati terroristici, visto che fa tanti raid. Raga, oggi va così, scrivete nei commenti di quale morte devo morire. Ah, tra l'altro sì, ho ottenuto una caramella rara esplorando la Silph, che quasi quasi io do a merda così, senza motivo apparente, perché merda si merita le caramelle rare, le ha create lui giustamente, vuoi mettere? Lickitung, ok, idropompa, aia, ok, idropompa dovresti morirci, no, però taglio ti manda a casa, perfetto. Ok, sarebbe stato figo se fossero state battaglie in doppio in realtà, però evidentemente Game Freak ha preferito non farlo. Volo, Butterfree giù, perfetto. Tyrog, che figo Tyrog qua, perché in teoria dovete sapere che in Pokémon Oro, Argento, Heart Gold e Soul Silver Tyrog si poteva ottenere solo dal capo del Doyo, che però si trovava al Monte Scodella a Yoto e tipo dovevi avere cascata e mulinello se non sbaglio per raggiungerlo. Era un inferno in sostanza. Carina questa cosa qua della randomizzazione. Ciao, lui è il maestro. Sono il maestro di karate, sono il capo qui, sono incazzato. Vai, Heracross contro suocera. Vediamo cosa riusciamo a fare. Metto il pugno, magari ci bustiamo anche un attacco così senza motivo apparente. No, niente a fare, dispetto. Mi calano i pp, ma non è importante. Urku giù da Alakazam. L'hai rubato a Sabrina che devo sfidare dopo qua. Calcio salto, aia, fa malissimo. Ok, metto il pugno, in teoria fisica dovresti morire. Ok, perfetto. Suocera livello 43, sì. Suocera livello 43, perfetto. Ok. Questo è Drowsy. E questo è Ariamo, ma l'ho ottenuto prima. Beh, visto che c'è la Spices Close, non posso prendere Drowsy perché ho già catturato Fish. Prendo Ariama. Vuoi dargli un soprannome? Devo farlo per forza. Cioè, Ariama. Non so come chiamarlo. Tipo, è un lottatore di sumo, ciccione. No, non lo chiamo così. Fammici pensare. Non lo so, lo chiamo Sumotori. Sumotori, che è Sumotori Dreams, è un gioco abbastanza spastico. Sumotori, gioco abbastanza spastico che se non sbaglio è stato portato in Italia tipo da uno youtuber famoso, solo da FaviJ penso. E ricordo che ai tempi lo adoravo tantissimo. Ai tempi si intende quando ero ancora piccolo. E quindi nulla, ci sta come soprannome. Però aspettate, andiamolo a vedere sto Pokémon. Se no altrimenti... Ok, tra l'altro se il gioco lagga leggermente, ma proprio leggermente, perché ho notato... Puro gelo! Ok, con calma. Puro gelo, pugno rapido, calcio salto, destino obbligato. È la droga sto Pokémon. Dicevo, se il gioco lagga leggermente ogni tanto è perché ho anche Chrome aperto. Infatti sto caricando l'episodio della Crazy Lock e buonanotte dell'Elimination Nuzlocke che vedrete mercoledì, che avrete visto già.
Nulla, allora, volevo vedere prima di iniziare se qua ci fossero finalmente le fottute iperpozioni. Oh, Cristo Dio, era così difficile. Ne prendiamo 10, prendo anche delle cure totali, che non si sa mai. E nulla, dicevo, se lagga il gioco è perché A, OBS è un programma pesantissimo per quanto riguarda la registrazione, e poi per questa cosa qua di Chrome. Ok, allora, io ricordo che c'era un trucco in sta palestra, ossia, cioè, non vorrei sparare una cagata in realtà, bisognava andare sempre dalla parte opposta. Non so però se funziona solo con i primi giochi o se poi l'hanno cambiato perché hanno notato sta cosa. Ora, ci proviamo raga e al massimo, vabbè, scleriamo, non è un problema. Questa qua penso che sia la seconda palestra più sclerosa dopo quella di Lead Surge, perlomeno per quanto riguarda Kanto. Viso Truci mi diminuisce la velocità, ma io c'ho extra rapido, cioè non credo sia un gran problema. Tentacool, che adesso si becca un extra rapido in faccia, avrei potuto fare colpo di fango ripensandoci. Ok, perfetto, e questo è andato. In teoria la strategia è appunto quella di farsi tutto il percorso così, da sinistra a destra, sinistra a destra. Relicant, no, premettendo che è un Pokémon che odio. Colpo di fango, codacciaio, aia. Colpo di fango di nuovo, radicamento, no, se sei in merda. Muori, no, ha retto, cazzo. Codacciaio fallisce, ok, ok, le pozioni non le usate voi perché siete stronzi. Chappet è il secondo che incontro, non ci tengo, leva. No, inibitore, non posso attaccarlo, madonna dio, devo switchare. Mandiamo Ladybird a sto punto, megacorno, madonna, che cazzo sei impazzito sto coso, raga. Ok, perfetto, Ladybird sale di... che Ladybird? Ciao, quello di prima, mi sono già dimenticato il nome, mannaggia lui. Pokémon che c'era prima sale di livello e era... suocera? Sì, sì, era suo. No, era Luke, che cazzo dico, raga, sono totalmente rincoglionito. Allora, gli allenatori, raga, li sfido più o meno tutti, perché se non sbaglio il Pokémon più forte di Sabrina dovrebbe essere al livello 44. E quindi diciamo che un po' più di allenamento non ci fa sicuramente male. Aia, l'ho sentita questa. Sto coso qua non lo posso praticamente toccare. Mi ha fatto Foschisfera, che è psico, quindi potrei mandare suocera. Ok, mi fa botto in testa. Meteor Pugno, dovresti morirci. Purtroppo non ha la mega, quindi non diventerà di tipo folletto. Quindi Meteor Pugno non sarà super efficace. Un altro Meteor Pugno, lo stronzo regge, ma l'hai preso in quel posto perché mi sono aumentato l'attacco. E il prossimo Pokémon ti muore malissimo. Ok, perfetto, a casa. Tornate a casa vostra, Ruspe. Perfetto, dopo questa scenata da deficiente possiamo proseguire. No, cazzo, da dove ero arrivato? Da giù, vero? Sì. Ok, perfetto. Minchia raga, se perdo la sequenza sono nella merda. Kabuto, ottimo, calcio e rullo. Ok, non so perché mi è venuto da ridere a dire Kabuto. È un nome che mi ha sempre fatto ridere Kabuto, non so cosa dirvi. Sneasel, calcio e rullo. Dai che forse riusciamo ad arrivare da Sabrina con tutti i Pokémon al 43. Non però se mi mandi in campo macho perché prendo uno sputo di esperienza. Te non ti ho ancora affrontato? No, perfetto, allora ti prendo a sprangate. Delibird, un po' in ritardo visto che Natale, diciamo che è un po' passato, però non è importante. Ladybird, devi attaccare, mannaggia te. Ok, perfetto, vedo che le minacce sono state abbastanza chiare. Proviamo a mandare Luke contro Roselia. Facciamogli un, non lo so, extra rapido, me lo risparmierei sinceramente per ora. Super Zanaia, colpo di fango e giù pure Roselia, perfetto. Ero arrivato da qua, dimmi di sì. Madonna raga, io spero di non star facendo una boiata perché io sono capace di andare avanti all'infinito, ve lo dico. Olè, perfetto, un'altra medium. Tra l'altro non so se si affrontano tutti gli allenatori dalla palestra con questo stratagemma, non ne ho assolutamente idea. No, aspettate. Merda, qua ci sono già tornato, allora mi sa che l'ha modificato, dio buono. Dio buono l'ha modificato, che schifo di vita, te l'ho già affrontato? Sì. No, ok, non l'ha modificato, perfetto, ce l'ho fatta. Ok, siamo tutti a livello 43, aspettate che curo i Pokémon. Curo i Pokémon che è indispensabile. Tra l'altro se vedete oggetti che non avevo nello scorso episodio è per il semplice fatto che, giustamente, ho esplorato la Sylph. Siamo a 8 minuti, 9 minuti, pronti a affrontare Sabrina. Ho avuto la visione del tuo arrivo. Già da bambina avevo poteri paranormali. Tutto è iniziato quando ho imparato a piegare i cucchiai col pensiero. Odio lottare, ma se vuoi ti mostrerò i miei poteri. E io odio bere durante i video, ma siccome poi mi impappino. E dopo questa bevuta parte la sfida di Sabrina, che manda in campo Tentacool. Ok, perfetto. Subito un cancro da buttare giù. Extra rapido di merda. No, vabbè. Vabbè. Lasciato Espeon. Oddio, questo è tipo... è tipo psico come lei, no? Stavo pensando se questo avesse mega... Raga, io non sono rimasto così per...
Gesù. Dicevo, non sono rimasto così per il falcicannone in sé. Perché, raga, per chi se lo ricorda, merda, nella Soul Link Pokémon Oro Argento morì proprio contro Sabrina, contro un Pokémon Psico e per un falcicannone. E io l'ho switchato e meno male che l'ho fatto perché se fosse successo non so cosa avrei potuto fare. Minchia quanto regge sto Lugia. Ok, allora, calma. Devo ragionare. Forse è meglio giocarsela più. No, figa. Oddio, l'ha retto! L'ha retto, l'avevo già dato per morto. L'avevo già dato per morto. Calma. Allora, forse è il caso di mandare Cosmo ora. Calcio in volo. Ok, lo regge abbastanza bene. L'avevo già dato per morto, ve lo giuro. Allora, fermi. Io sono abbastanza sicuro che non lo mando giù con un. Oh, forse adesso potrei mandarlo giù con una idropompa, però devi prenderlo. C'è il piovischio. Non ci credo. Non ci credo, Aretto. Io me l'aspettavo, guarda. Allora, fermi. Cura totale su Cosmo. Caspita, ho perso l'opportunità di avvelenarlo, lo stronzo. Allora, prima farò una divinazione. Calcio in volo. Intanto, raga, questo qua, piano. Fermi. Fallo. Merda. Merda, 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 merda. Io ci speravo. Idropompa. Ok, però gli ho fatto malissimo. Fermi. Allora, no, 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 questo mi crita, questo mi crita, io mi curo. Ok, perfetto. Ora. Taglio. No, stordiraggio, io. Me la rischio, dai. Lo sapevo che andava a finire così, merda. Ok, l'ho preso. Sì, perfetto, è andato. È andato. E poi Eevee, ottimo. Ok, Eevee, Cosmo dovresti cavartela in teoria. Però no, però no. No, ma lo sguardo di merda. Giù. Ok, dovresti essere andato. Ok. Raga, quel flash lì di quel falcicannone non me lo toglierò mai più dalla testa. È stato. Meno male che l'ho ritirato, veramente. Sennò sarebbe stato il colmo. Ok, mi ha dato un MT che seriamente non ho letto. Dovrebbe essere. Oddio, non mi ricordo. No, non era giro perché comunque è randomizzata. Vabbè, la rivedrò in editing, raga. Non è importante. Una fune di fuga per andare via da sto inferno ce l'ho per caso. Ne ho vista una, sì. Dovrei averne vista una in teoria. O forse un'altra cazzata e non una fune di fuga. Direi che. Ok, no, perfetto. Ce l'ho. Vero che funzionano nelle palestre? Sì, perfetto. No, non c'avevo proprio voglia di tornare. Scusatemi, perdonatemi. Ok. Curiamoci Pokémon, però, raga, veramente. Cioè, è stata una cosa allucinante. Allora, prendiamo Cosmo. Voliamo, voliamo, voliamo. Adesso, in teoria. Allora, io potrei fare due cose. Una sarebbe. Io andrei verso l'isola Cannella, raga, sinceramente. Andrei all'isola Cannella, farei sto percorso qua. Poi nel prossimo episodio faccio la villa Poke. Ah, perché poi mi porta via il tipo. Forse no, a sto punto, raga, vale la pena lasciare la parte dell'isola Cannella per il prossimo episodio. E farci questo percorso qua. Mannaggia, devo insegnare surf a qualcuno. Fatemi vedere un po' chi potrebbe impararlo. Allora, no, voglio vedere che mosse togliere. Più che. Ecco, se riesco a togliere colpo di fango a Ilix sarebbe il top. Anche perché surf su di lui è stab. Però non può impararla la merda, dai. Allora, fermi, Luke, che mossa è inutile. E in teoria tossina, in pratica tossina potrebbe tornarmi molto utile in realtà. E l'altro è suocera. Che sbatti. Vabbè, raga, lo insegno a Luke e gli tolgo tossina. Non so che dire. Non so che dire, gli tolgo tossina. Boh, in realtà non va neanche a me, però su sto percorso la cattura sì, l'ho già buttata nel cesso, ottimo. Allora facciamo che repellenti, no, li ho visti prima, non mi sfuggite, stronzi, dove siete? Ok, quello. Ah no, aspetta, quello lì era il repellente Max, esatto, ne ho tre, speriamo che bastino, ti prego, iddio. Allora, iniziamo a battere gli allenatori, raga, magari non li batto proprio tutti, tutti. Seedot, Seedot, Magifuoc. Che brutta cosa che ho detto. Gorebis. Ok, ora dovrei ciondolare in teoria. Lui mi fa maledizione se aumenta l'attacco. Sapete che forse non mi conviene se aumenta l'attacco. Ma andiamo. Suocera a Locomo volte. Quindi non. Urco giù da. Minchia. Minchia con fuoco ardore. Veramente suocera sei. Sei la potenza sei. Perfetto. Eliminato questo nuotatore scalmanato oserei dire.
Vai, proseguiamo con quest'altro. Vediamo un po' cosa davvero. Cioè, davvero mi stai facendo questo. Colpo ca... Ah. Un Magikarp con Solar Raggio. Cioè, dove... Sta brillando vuol dire che stai facendo aerocolpo, ma forse muori prima. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Urku giù da Raikou. Ok, perfetto. Raikou non me la sento perché nello scorso episodio, se non sbaglio, aveva qualcosa come Bora, tipo, una roba del genere. Quindi mandiamo Luke che lo shotta subitissimo e proseguiamo. Allora, te dai, ti balzo su. Però affronto... Mi stai molto simpatico. Quindi voglio che... pretendo una sfida dalla sua persona. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Forretress, Forredos, Magifuoco ti butta giù 14 volte, perfetto. Growlite, vai Growlite, vediamo cosa sei in grado di fare. Frustata su merda, ti prendo a porrate in faccia con il porro che c'hai in mano, il nostro dio. Cosa credi di fare? Ok, questa qua è una battaglia in doppio che io farei quasi quasi. Mettiamo, cioè, merda e Ilix, diciamo due divinità insieme. È vero, raga, non ci ho mai pensato perché anche Ilix, diciamo, è sempre stato considerato una divinità da molte community. Abbiamo... La combo perfetta. La combo perfetta. No, dicevo, anche Ilix è sempre stato considerato, diciamo, divino. Dai, di voi vi affronto in 2 su 4, ci sta. Girafarig contro merda. No, cazzo, Girafarig è anche di tipo... Non ci avevo pensato. Girafarig è anche di tipo Urku giù da fangobomba. Aia, mi ha avvelenato merda. Extra rapido, dovresti morirci. Perfetto, adesso lo switchiamo. Octillery. Io stavo facendo un discorso prima, sì, perché sono entrambi divinità, merda è la nostra divinità, Ilix è stata una divinità di qualche community inglese, se non vado errando, e quindi nulla, ci sta aver due divinità in squadra, cazzo, ho fallito malamente, ok, finché fai agilità, suocera, ok, sei forte, ma ogni tanto mi fai bestemmiare le divinità turche, chance, io ho voglia con chance, minchia, in crocolpo ti butto giù 15 volte, non so cosa stessi cercando di dire, eh. Locomovolt, forse ho esagerato, infatti. Ok, minchia, meno male che ha fatto assorbimento l'idiota. Vabbè, a questo punto ti faccio un altro Locomovolt, tanto vale, raga. Non mi butto. Evito di fallire. E suocera è tipo il Pokémon più forte della squadra. L'avreste mai detto? Io no. Allora, curiamo merda dall'avvelenamento, mica che ci schiata per una boiata del genere. Non mi è mai successo effettivamente di perdere un Pokémon perché era avvelenato e non avevo cura a sufficienza. Deve essere una sensazione di merda, sapete? Proprio una schifezza, Ledyba comunque. Vabbè, dai, idropompa. Ok, bravo Ladybird. Brava. Regirock, minchia, un altro... Questo qua è idropompa proprio gratuita. Sì, però se fallisci, Cristo Dio. Ma come ci hai assorbato? Ma come fai? Ma fai il serio, pugno spine comunque, in ogni caso. Movimento sismico, dai, un altro pugno spine e dovresti andare. Ottimo, così. Quasi livello 44, Latios è la madonna. Cazzo hai fatto, sei andato da... Non lo so, dal venditore, dallo spacciatore di leggendari a prenderli sti qua, madonna. Guardate quanto è forte il taglio di Cosmo. Cioè, questo qua non è un Pokémon del cazzo, è un Latias, eh. E gli toglie praticamente metà vita. Ed è taglio, cioè, non è che è chissà quale mossa. Due Pokémon avvelenati in due cazzo di battaglie. Grandissimo score, sempre il migliore. Allora, iperpozioni. Comunque, raga, le isole spumarine direi che le visitiamo... Magari me le faccio fuori parte. Non le faccio sicuramente in questo episodio. Questo qua è un nuovo percorso. Fatemi sapere, ragazzi, se volete vedere le isole spumarine in video, oppure se me le posso balzare allegramente. Tanto so che cioè lì dentro c'è solo Articuno. Di allenatori non ce n'è nessuno. Non ce ne sono praticamente. Ci farei, magari, ecco dai, ci faccio la cattura alla fine di questo episodio e poi me la esploro per i cavoli miei e mi cerco gli strumenti. Direi che è un'ottima solution. Mega corno. Ah, non è molto efficace, giustamente. Cometa pugno, aia, aia, fermati. Pugno spine, madonna quanto regge sto coso. Allora, fatemi ragionare, mandiamo Cosmo. Idrocannone fallisce, perfetto. Idropompa, ok. Oh Gesù, mamma mia, quanti siete? Vi ricordavo in meno. Allora, affrontiamo anche questo qui. Forse avrei dovuto togliere il morto quale di Bird davanti. Però vabbè, calcio rullo, Magneton va giù, perfetto. C'aveva carta vetro come abilità lo stronzo. Ok, sapete che non ho visto il poco. Ok, Torchic, perfetto. Extra rapido, dovresti morirci malissimo. Dai che sali al 44, niente da fare. No. Aiuto. Il suo falce cannone, minchia, pure caduta Massi c'aveva questo. Madonna, cioè, questo qua è l'antimerda, signori miei. Hashtag antimerda nei commenti. Livello 44 nel frattempo per lui. Ho visto Mac? No, Snorlax, minchia.
il miglior lettore di sempre. Ottimo così. Eliminato, suocera quasi a livello 45, inspiegabilmente, quando c'è Luke che è ancora a livello 43, senza apparente motivo. Allora, affrontiamo anche questa qua. Io ci terrei a fare la cattura su sto percorso 20 in ogni caso, eh. Allora, extra rapido e Sentret va giù, perfetto. Gira, e la madonna, un altro. Allora, colpo di fango, ok, pensavo che avesse levitazione. Ah no, è vero, ma tanto le abilità sono randomizzate, raga, sono stupido. Omastar, Omastar, colpo di fango. Ok, quasi giù, dispetto. Sì, vabbè. Dai però, Luke, non puoi fallirmi così a caso, colpo di fango, cioè... C'è 95% di precisione, cioè quanta sfiga si deve avere per fallire sta mossa. Allora, fate finire sto cazzo di repellente, gentilmente, voglio fare la cattura. Ole! Vediamo un po' chi ci capita. Sì, semaforo! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Oh, cazzo. 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 Su semaforo. Non so se usarla la Master Ball. Non so se usarla su semaforo. Sarebbe un ritorno incredibile. Sarebbero semaforo, John Frog e merda tutti nella stessa serie. Ho fatto una cazzata. Non... E sì che cazzo, in allenamento me lo son detto. Prendile le Pokéball, non le ho prese. Ma raga, ma sapete cosa vi dico? Cioè io il team ce l'ho. Pokémon forti ce li ho. Leggendario ho già Zapdos, quindi non è che ho chissà che bisogno di... Per averceli tutti e tre nella serie, raga, sarebbe un evento assurdo. È un evento assurdo. È un evento assurdo. Semaforo, John Frog e merda, tutti nella stessa serie. Mi viene da piangere. Ovviamente, ovviamente il soprannome non ve lo sto neanche a dire. Semaforo, ma che domande, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Pure semaforo, pure semaforo, pure semaforo, mamma mia. 100 like anche in questo caso, perché raga, un altro ritorno son... Boh, non lo so, scrivete un commento o qualcosa, descrivete questa situazione, io non so più cosa dire. Non so più cosa dire. Allora, affrontiamo quest'altra allenatrice, poi facciamo la cattura alle isole spumarine e stoppiamo l'episodio. Nel prossimo episodio ci troveremo direttamente a Biancavilla per andare verso la... Nome, grazie. Non mi viene. Verso l'isola Cannella. Detto ciò, facciamo la nostra cattura qua dentro. Prendiamo anche uno strumento che secondo me era là in alto. E attenzione alla cattura. Ninja. No, le Pokéball, Dio. Sono un coglione. Sono un cretino. Sono un ebete di merda. Non ci ho pensato. Allora facciamo che esploriamo un attimino anche questa zona, va. Sono un demente. Che idiota. Messaggio porto, ma anche Benfica, non è un problema. Sì, però io forza non ce l'ho, quindi non è che posso esplorare più di tanto. Prendiamo solo gli strumenti, raga, alla fine, dai. Facciamo così, bacca kiwi. Ecco, pensate che quest'ultima parte di video la faremo solo a vedere bacche kiwi e simili. Non riesco neanche a prendere le scale, sono spastico nel cervello. Polvo stella. Io non so nemmeno dove siamo tecnicamente. Mi sono giocato così la cattura, ma raga, non mi importa perché abbiamo trovato semaforo. E semaforo sapete tutti che è... Boh, non lo so, una sorta di divinità arcana. Non ho veramente parole io. Ok, sto facendo un po' di scale senza apparente motivo. Penso che le zone visitabili in questo momento, per quanto mi riguarda, siano finite. Perché, cioè, ce ne sono altre, ovviamente. Però io non posso andarci perché non ho forza. Ecco, ma ad esempio laggiù com'è che ci si arriva? Fermi, repellente ne ho altri 6. Volevi. Tipo lì com'è che ci si arriva? Forse da qua dietro? Vediamo.
Attiva ancora il repellente infamissimo. No, non lo so, non ne ho idea, però aspettate. Ok, perfetto. Ultima Pokéball e poi ce ne andiamo. Coccio blu, potevo anche non entrarci in sto posto de merda. Là in alto avete visto Articuno, ma tanto raga, a parte che è randomizzato, ma poi la cattura l'abbiamo già buttata nel cesso. Quindi niente da fare. Allora, vediamo di capirci qualcosa qui. Ma non dovrebbe essere complicato. In teoria andando su di qua dovremmo essere arrivati. Vediamo se di qua c'era qualcosa che mi sono perso. C'era questa scala qua, ad esempio, che... No, ok, non, nulla di che. Ok, perfetto. Dai, però, sti repellente de merda. Benissimo, siamo usciti dalla grotta. Signori miei, volo già direttamente a... No, non volo da nessuna parte. Volo a Zafferanopoli, che mi prenderò le Ultra Ball. E mentre vado a comprare le Ultra Ball, ragazzi, vi do appuntamento al prossimo episodio, il tredicesimo. Se questo vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, cosa importantissima, lui non ha le Ultra Ball, è stronzo. Il sondaggio in descrizione per le votazioni, e quindi vedremo chi uscirà. E vi avviso già da adesso che molto probabilmente il sostituto sarà John Frog. Perché, ragazzi, John Frog è John Frog, c'è poco da fare. E poi nel caso arriverà anche semaforo in futuro. Comunque ragazzi, lasciate un mi piace, queste cose qua le ho già detto. Cosa manca? Rispondete alla domanda del giorno che sarà come al solito qua sotto nella sidebar. E passate ai social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.